Seconda parte della vita di Vittorio Alfieri. Ecco, abbiamo già parlato, la volta scorsa abbiamo parlato dei suoi viaggi, della sua irrequietezza, della sua inquietudine, no? Dobbiamo dire che nel corso di questi viaggi gli capita di incontrare delle donne. Già abbiamo accennato la volta scorsa ad una di queste donne, Penelope Pitt. In realtà, prima di lei ha incontrato una donna groninga e si è quasi suicidato. Ecco, abbiamo già detto la volta scorsa, è sempre autore di gesti estremi, Vittorio Alfieri. Nella sua vita, in questo testo autobiografico molto particolare che lui scrive, sono presenti sicuramente degli elogia, quasi un carattere agiografico, possiamo dire, sotto certi aspetti. Eppure, anche la storia di un'anima, la storia delle sue emozioni, insomma, l'ultimo eroe delle opere di Alfieri è Alfieri stesso, in questa vita in cui c'è la trascrizione letteraria, con elementi tragici, appunto, abbiamo detto, il tentativo di suicidio per questa donna di Groninga, questi gesti estremi. Quando si innamora poi di questa seconda donna, Penelope Pitt, va a fare un duello, a sfidare, diciamo, il marito, insomma, con cui era legato, sì, esatto, a un duello con il marito di Penelope Pitt e perde questo duello. E insomma, ci sono tantissime vicende, abbiamo detto, piuttosto forti, con tinte forti, oppure malinconie, nausee, inquietudini, scontentezze. C'è insomma la volontà di affermazione. Ecco, Alfieri si caratterizza proprio per questo, per la volontà di affermazione dell'uomo, nello stesso tempo però la coscienza del limite. Sta di fatto comunque che dopo queste esperienze abbastanza contraddittorie, abbiamo detto, anche all'estero, ritorna in Italia e ci sono i primi esperimenti di poesia di tragedia. Questo è infatti il periodo in cui si avvicina sempre di più alla letteratura e trova in essa finalmente la risoluzione anche ad alcune sue inquietudini o suoi desideri. Ecco. La terza donna di cui si innamora è Elena Falletti. Attenzione che con questa donna c'è un rapporto contraddittorio, nel senso che è un rapporto senz'altro di attrazione, soprattutto in un primo momento, no? Poi però è come se si rendesse conto che l'unico modo per poter maturare, per poter crescere, era quello di separarsi da lei, di legarsi magari di più alla letteratura e, piuttosto che a lei, piuttosto che a questa tale Elena Falletti. Questo è il momento del volley, fortissimamente volley, cioè di quando chiede al suo servitore di legarlo alla sedia, perché deve stare lì a studiare, insomma, piuttosto che magari ritornare da questa tale Elena. È anche questo il periodo in cui si dimette dall'esercito, non vuole avere più nemmeno il minimo legame che aveva con questo ruolo che svolgeva nell'esercito, appunto sabaudo, perché vuole essere del tutto libero per potersi dedicare totalmente alla letteratura. Insomma, non ci devono essere più servitù né amorose né militari. Ecco, quindi non più servitù amorose, quindi non è più in contatto con questa tale Elena Falletti, ma neanche militari. E cominciano altri viaggi letterari in Toscana, per esempio. Lui, che è nato ad Asti, conosceva ad esempio molto di più il francese che non l'italiano. Lui deve studiare l'italiano, andare a studiare l'italiano in Toscana, e questo ci fa venire in mente anche Alessandro Manzoni. E più o meno Alessandro Manzoni farà la stessa cosa, no? Andrà a sciacquare i panni in Arno, nel senso che andrà a, insomma, a imparare l'italiano in Toscana. Ecco, a questo punto della sua vita però incomincia il legame, finalmente, il legame sentimentale, affettivo, decisivo, che è quello con la contessa Louise Stolberg, contessa d'Albany. Quindi le tre donne precedenti, abbiamo detto la donna di Groninga, Penelope Pitt, piuttosto che l'Elena Falletti, erano stati dei tentativi amorosi falliti. Adesso invece con Louise Stolberg abbiamo davvero la donna della sua vita, lo chiama così, lo vedete il box alla pagina 270, il degno amore, lei sì che è degna, no? Del mio amore.
E per questa donna, disposto a tutto, disposto anche addirittura a lasciare il Piemonte, a trasferirsi definitivamente in Toscana. Ah, ci siamo dimenticati di dire che quando è passato da Padova, è passato esattamente nel posto in cui poi è morto Francesco Petrarca, ad Arqua, no? E quando è passato da Arqua ha composto un sonetto, no? Si sente profondamente in sintonia anche con Francesco Petrarca, no? Nel senso, lo attirano gli spiriti grandi, gli spiriti magni, no? Come appunto quelli dei grandi poeti, grandi eroi del passato. Ecco, stavamo dicendo, questo è il tempo anche in cui incomincia a scrivere dei testi, quindi scrive tante tragedie, 14 tragedie negli anni dal 1775 al 1782. Qui viene chiamata anche epoca della virilità, cioè epoca della maturità, epoca in cui si stabilizza, insomma, dopo tutti questi viaggi, queste inquietudini, eccetera, si stabilizza un po' l'esperienza di Vittorio Alfieri e quindi si dedica totalmente alla letteratura. Ecco, dicevamo, i viaggi letterari in Toscana, poi addirittura la decisione di trasferirsi definitivamente in Toscana. Nel 1777 scrive il libro sulla tirannide, della tirannide, in cui sintetizza insomma tutto il pensiero su questo fatto, cioè sulla tirannide, che era sempre qualcosa che l'aveva un po' angosciato, per la quale, intendo dire, aveva sempre provato una forte avversione. Ecco, la volontà, dicevamo, il volli, sempre volli, fortissimamente volli, sono delle frasi insomma programmatiche, possiamo dire, di Vittorio Alfieri. Ancora, il vivere senza anima è il più breve e più sicuro compenso per lungamente vivere in sicurezza nella tirannide, ma di questa obbrobriosa morte continua non posso né voglio insegnare i precetti. Cioè, il modo migliore per contrastare la tirannide sarebbe quello di vivere senza coscienza, senza anima, senza preoccuparsi, senza pensare, senza riflettere, ma questo è impossibile per Alfieri, che continua quindi ad essere tormentato. Ecco, dicevamo, il rapporto con Luisa Stolberg d'Albany, la donna della sua vita, no? È la donna con la quale si trasferisce in Toscana, anche per spiemontizzarsi, cioè per togliere tutti gli elementi, deve scrivere in italiano, no? E quindi deve imparare l'italiano, deve quindi depurarsi da tutti quegli elementi tipici della parlata piemontese, molto più influenzata dal francese quasi che non dall'italiano. Io prescelsi di essere autore, io ho scelto insomma la letteratura, ecco la scelta della letteratura, ho scelto di essere un autore di tragedie soprattutto, ma non solo. Ecco, la contessa d'Albany è, Luisa Stolberg, è il degno amore della sua vita. Queste sono alcune frasi di Vittorio Alfieri sull'amore. Amar chi t'odia è l'impossibile cosa. Tutti gli amori dell'uomo, ancorché diversi, hanno lo stesso motore. Insomma, pensa all'amore sicuramente come una forza, una potenza, che non può essere indirizzata mai contro chi ti odia, ed è invece il motore proprio del nostro agire. Tra l'83 e l'87 vengono pubblicate le sue 19 tragedie e si tratta comunque questo di un successo editoriale notevole. Queste sono le sue 19 tragedie, a noi interessano in particolar modo il Saulo e la Mirra, che sono i suoi capolavori. Insieme con la contessa d'Albany si sposta in Francia proprio negli anni della Rivoluzione francese. Ecco, lui ha preso, anche nei suoi viaggi precedenti, aveva conosciuto degli illuministi e appreso molto della cultura illuminista. Pertanto saluta l'inizio, lo scoppio di questa rivoluzione come un evento sicuramente epocale, importante, positivo, no? Poi però cambia idea, quindi nel momento in cui, insomma, queste cose non ci sono nelle slide, adesso ve le spiego quindi a voce. Nel momento in cui c'è un'evoluzione della rivoluzione francese, nel senso del terrore, no? Con Robespierre, eccetera, le cose cambiano e quindi lui scappa
riesce tra l'altro a scappare dalla Francia proprio nel momento in cui sono perseguitati tutti i nobili aristocratici. Lui è un nobile aristocratico, quindi di per sé riesce a scampare, insomma, a salvare la pelle per pochissimo, proprio scappando insieme con la contessa d'Albany, con la sua donna. Quando scrive le tragedie, poi si mette anche a fare l'attore, quindi a recitare alcune delle sue tragedie. Ma attenzione, se poi leggete la scheda, il box in fondo alla pagina 271, vi accorgerete, capirete che non è stato un grande attore, è molto discutibile come attore delle sue tragedie. Sta di fatto comunque che a noi interessa sapere come termina la sua vicenda esistenziale. Termina con il ritorno a Firenze, una prima volta nel 1799, una seconda nel 1800. A Firenze, così come in altre parti d'Italia, si insedia un governo filofrancese. E questo generale, ad esempio, che aveva il potere, insomma, in Toscana, era un ammiratore di Alfieri, ma Alfieri, abbiamo detto che ormai negli ultimi anni della sua vita cova un certo odio per i francesi, che è sintetizzato nel suo testo Il Misogallo, e quindi termina la sua vita nella solitudine sdegnosa degli ultimi anni, avversa allo straniero, quindi segnatamente il francese, che adesso ormai governa in Italia. Proiettata in un futuro di libertà, così la fissa Ugo Foscolo nei famosi versi dei Sepolcri. Vittorio errava muto negli ultimissimi tempi dei giorni, si può dire, della sua vita, ove arno è più deserto, e avea sul volto il pallor della morte e la speranza. Con questi grandi abita eterno, e l'ossa fremono a mor di patria. Possiamo, con questi versi di Ugo Foscolo, sintetizzare la vicenda umana contraddittoria, tragica, insomma, sempre sofferta, di Vittorio Alfieri, che termina appunto a Firenze, termina con la tomba in Santa Croce, celebrata dallo stesso Ugo Foscolo nei Sepolcri. Ecco perché dice appunto che con questi grandi abita eterno, perché voi che siete andati a Firenze avete visto nella tomba di Santa Croce che la tomba di Vittorio Alfieri è accanto a quella di altri grandi come Machiavelli, Michelangelo, eccetera. E quindi le ossa fremono a mor di patria. Quindi ovviamente interpreta Ugo Foscolo in senso, si può dire, risorgimentale, preromantico. E infatti Vittorio Alfieri era considerato soprattutto dai critici romantici come un preromantico, così lo definiva essenzialmente Francesco De Santis, l'uomo nuovo della letteratura italiana. Per Croce addirittura non solo preromantico, ma addirittura protoromantico, cioè primo dei romantici, cosciente di una novità. C'è senz'altro di ottocentesco in Vittorio Alfieri il culto delle passioni indomabili, il complesso delle passioni, la smania del viaggiare, una inquietudine esistenziale, il gusto della solitudine, una tristezza endemica, il disgusto per i contemporanei. Quindi sintetizziamo, insomma, in questo modo un po' la vicenda biografica di Vittorio Alfieri, che prelude molto bene alle opere di cui parleremo dalle prossime volte. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.